Oggi si realizza un progetto che già è iniziato qualche anno fa nell'ambito dei convegni di reumatologia pediatrica che ho organizzato, cioè l'incontro con i pazienti affetti da PANDAS. Ciò a testimonianza dell'impegno di noi tutti verso questi piccoli pazienti, verso le angosce di questi genitori, poiché la PANDAS è poco conosciuta. Pazienti con sclerodermia, dermatomiosite o artrite sistemica erano costretti ad emigrare in altre sedi come il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma. Ora li trattiamo noi. Per quanto riguarda la PANDAS abbiamo avuto proprio dei casi di bambini che sono totalmente guariti. Dobbiamo far conoscere alle famiglie e soprattutto ai medici questa patologia, perché in ogni caso anche altre patologie di tipo psichiatrico hanno come agenti dei microbi. Quindi una mano sulla coscienza è tentare, perché comunque una serie di settimane di antibiotico non credo uccideranno nessuno. Ricordatevi che prima questi figlioli finivano in mano alla psichiatria, cioè ricoverati. E io ne ho l'esempio tuttora, che hanno fatto il giro, poi finiscono con gli psicofarmaci dai quali non hanno nessun beneficio. Questa è la dimostrazione netta. Io ringrazio fondamentalmente l'organizzatrice di questo incontro, perché se noi diffondiamo la conoscenza è importante per arrivare a un trattamento precoce e guarigione di questi pazienti.